Oggi vi raccontiamo la bellissima esperienza vissuta a Otranto con i ragazzi della Guardia Costiera. Hanno partecipato con entusiasmo a un corso di formazione abbastanza intensivo, circa 3 giorni, per quanto riguarda l'utilizzo della moto d'acqua per il salvataggio. Ormai un mezzo che siamo più di un decennio che la utilizziamo qui su Policore, lungo la tratta ionica. Ma ormai abbiamo affinato anche alcune metodiche dove addirittura andiamo a personalizzare in base agli scenari dove noi andiamo ad operare. Scenari si intendono scogli, scogli affioranti, quindi lento declivio, spiagge sabbiose. In base a questi scenari va allestita la moto d'acqua e vanno utilizzati alcuni, diciamo, dispositivi di autoprotezione. Innanzitutto l'impostazione di questa formazione molto pratica, molto dinamica. È stata impostata prima su che cosa andiamo a fare in acqua, quindi conoscenza del mezzo, conoscenza dei dispositivi, conoscenza soprattutto della conduzione del mezzo, perché la moto d'acqua, a differenza di un'imbarcazione, va gestita più col corpo che con, diciamo, l'apparato motore. Quindi il corpo è un organo importante che va a determinare la conduzione della moto d'acqua. Quindi da lì poi abbiamo continuato con la messa in sicurezza su una barella o un'appendice, come la vogliamo interpretare, che sono ormai tante, e da lì poi abbiamo iniziato a fare delle prove e quindi anche delle spiegazioni, perché quando poi andremo in acqua, e ci siamo andati naturalmente il giorno successivo, già sappiamo perché andiamo a fare in quel modo anziché in un altro, in quale condizioni, ma soprattutto come comportarci. Quindi creare il team, creare il gruppo, guardarsi per capire cosa fare. È stata un'esperienza molto bella perché, per quanto riguarda me personalmente, ho avuto una formazione diretta con la cabina di porto, quindi con i ragazzi della cabina di porto operativa. Allo stesso tempo, non hai più a che fare con assistenti bagnanti o con ragazzi che amano il mare, ma hai a che fare con soggetti disciplinati da naturalmente una mentalità militare, e questo qua mi ha veramente gratificato perché c'era una facile intuizione. Ma allo stesso tempo abbiamo avuto anche una rapidità di apprendimento e soprattutto uno spostamento subito ai limiti estremi, dove questi ragazzi riuscivano a spostarsi. Abbiamo avuto, non so se dire il piacere o la sfortuna di avere un mare calmo, ma su questo poi andremo a fare l'avanzato, quindi la specialistica, e mi auguro di poter fare attività con mare mosso, perché è lì che poi andiamo decisamente a valutare l'effettiva capacità di ogni singolo soggetto. La cosa importante è che a livello basico hanno risposto tutti in un modo molto 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 esaustivo, quindi capacità, abilità risolutiva, quindi andare avanti con, diciamo, non l'immaginazione, col prospetto di quello che andavano a fare, quindi concretizzare un recupero in sicurezza senza distaccarsi dalla sicurezza del loro soccorritore. Perché è così delicato il circuito moto d'acqua? Perché la moto d'acqua ormai viene vista in un po' tanti scenari, a partire dalla Motonautica, Federazione Italiana Motonautica, dove io nasco, quindi il circuito di gara è quello, le attività sono quelle, quindi diciamo che i rischi sono ben ponderati. Ma quando si inizia a parlare di scenari ambientali diversi, come può essere il salvataggio costiero, in quel caso la formazione deve avere quante più informazioni possibili, perché possono succedere imprevisti, eventi, possono accadere svariate situazioni, e dirette o indirette. Ad esempio, molte volte può sembrare sciocco controllare se c'è carburante o controllare l'efficienza di un mezzo, in questo caso della moto. Ma invece no, è fondamentale, perché la prima regola che bisogna rispettare non è tanto uscire in mare, ma rientrare. Quindi controllo continuo e costante, soprattutto mantenimento delle abilità, quindi uscire in ogni periodo dell'anno e in ogni condizione marittima. Abbiamo fatto un full immersion sul pratico, nel momento in cui abbiamo dato le basi teoriche, quindi la moto d'acqua, come funziona, l'organo di propulsione, è naturalmente il baricentro,
Da lì poi siamo passati subito alle attività pratiche, anche perché essendo dei marescialli di guardia costiera, quindi marinai, è inutile soffermarsi tanto su alcuni contesti teorici. È stato ritenuto opportuno andare subito all'atto pratico e lì poi grandi soddisfazioni. L'obiettivo raggiunto con questo corso è aver affrontato un limite che la moto d'acqua riesce a superare. Fino ad oggi si conoscono i gommoni che riescono a fare grandi salvataggi, grandi attività in alcuni contesti, ma molte volte la limitazione di un gommone, io sono un amante del gommone, molte volte il limite di un gommone è il pescaggio del piede motore. Allora, o il pescaggio del piede motore o a volte la forte corrente di risacca che rischi di essere sbattuto contro gli scogli. La moto d'acqua a questo limite lo va ad ovviare, vuoi per le dimensioni ridotte, vuoi anche per il tipo di propulsione che ha l'organo di governo, che è un po' un'idropompa che lavora a livello superficiale dell'acqua. Speriamo quanto prima di ospitarli proprio qui su Novasiri Rotondella, dove partiremo con delle attività didattiche formative diciamo avanzate. Avremo la possibilità di avere dei mezzi operativi e allo stesso tempo cercare di creare proprio un polo dove fare un'alta formazione, perché signori, prima di fare il salvataggio bisogna avere l'idea del soccorso, bisogna avere la conoscenza non tanto da soccorritore ma da marinaio, quindi conoscere il nostro ambiente, conoscere le correnti, conoscere soprattutto i comportamenti del mare. Questo ci permetterà di conoscere i nostri limiti, affrontarli e allo stesso tempo, per chi è più capace, anche di superarli, perché il nostro mare è una nostra grande risorsa, è il futuro, ma soprattutto può essere anche un'opportunità di valore aggiunto al nostro territorio. Grazie a tutti e arrivederci a presto su Ionio Rescue Channel. Ciao da Enzo. Siamo verso metà ottobre, guardate qui la gente, guardate che spettacolo, tanto, guardate lì che roba, guarda lì che roba. Qualcuno mi chiama ma io faccio finta di niente, faccio finta di niente con una nientità unica. Sorridete? Eccolo là, Ok, basta. Non sorridete più, rientrate in voi. Ok, perfetto. Signori, il primo corso guardia costiera giunge alla fine con qualche vittima che sta ancora sperimentando equilibrio, qualche pilota che si è mangiato il soccorritore che ancora è sopravvissuto. Cari miei, dalla Motonautica Lucana, dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, settore moto d'acqua, dal regionale Puglia, il signor De Donno, vi auguriamo a tutti una buona domenica e vi ricordo che da noi al sud il mare non solo c'è, ma si vive, ma soprattutto il mare è sicuro.